quanto costa da Roma a Monza col Cooper S? Scopriamolo in questo video. Faccio il pieno, ovviamente, siamo in riserva e vediamo quanta ne entra. Vado a risparmio, 95 ottani, per forza. Poi domani metto la 100. 1,8 e 19. Ero quasi in riserva, quasi. Ma la vedi quanto è bella, tutta pulita sotto al sole? 70 euro, dai, quasi. E i primi 70 sono volati. E via, si parte, ragazzi. Cinture, controllo olio fatto, controllo acqua fatta, pneumatici gonfiati a 2,2, avanti e dietro, e via. Numerosissimi messaggi qui su YouTube, ma anche sulla posta di Instagram, chiedendomi: Matteo, dove hai comprato quei sedili fantastici? Allora, sapete, ora ve lo dico e ve li faccio anche vedere. Sono i sedili di Simoni Racing, molto belli nella forma, molto comodi. Ci ho fatto un viaggio Roma-Monza e stanno andando veramente a ruba. Perché? Perché sono belli, sono comodi, sono sportivi, sono eleganti, hanno tutte le caratteristiche giuste. Anche il volante, c'è anche lo sgancio rapido che è molto... nel mini. Poi al volante puoi abbinare queste piastre in carbonio, hanno una forma differente l'uno dall'altro, real carbon, tastino del clacson, sedili, volante e tutta una serie di gadget che vi ho già fatto vedere più volte su Instagram. Potete acquistarli, andate su www.simoniracing.com, dove ci sono tutti i prodotti che potete comprare utilizzando il mio codice sconto ODP15. Detto ciò, torniamo in strada. Preparati, perché intanto la sesta marcia sembra di stare in quarta. Sembra di stare su un aereo. Stai a 3000 giri e dici: ma devi mettere altre due marce, Matt? No, in realtà sono finito. Il viaggio sarà abbastanza lungo e faticoso. Abbiamo da fare 580 km. Al momento ne mancano 549. Quindi ne abbiamo fatti 31. Sì, mazza, sei fortissimo in matematica. Ricky, ragazzi, la prima domanda di questo video è la seguente: i tutor per me non funzionano. No, mai. Perché facciamo questo video oggi? Vogliamo porre la nostra attenzione sul discorso del rincaro carburante, che vabbè, sono anni che rincara. Vedo e sento, no, che anche per fare la spesa i costi sono aumentati pure del 20%. Lasciamo stare le bollette, lasciamo stare acqua, luce, gas. Qui dobbiamo scrivere, commentare su questo video. Gli stipendi non sono cambiati fondamentalmente. No. Si è callo. Quanto è scomoda da 1 a 10 sta macchina? Cioè, dove 10 è il massimo della scomodità. Sì. 6,5-7 per il momento, dai. Una BRZ, quanto è bella, ma non va. Però a livello di sound, Ricky, scusa, come sound? Come sound spacca. Di che quarta che c'ha sta macchina? L'aria che entra qua, entrano gli spifferi un po' ovunque, che la rendono un po' più race car. A me piace, sinceramente. Vabbè, ma lui col cinquino ibrido cabrio, no, questa spigna, come calcoleremo quanto consuma il Cooper S da Roma a Monza? E ti dico che stiamo dai 120 ai 140 km orari, non andremo, sì, oltre. Sì. Perché su Instagram mi chiedono a bomba matte quanto consuma sta macchina. Adesso vediamo quanto beve. Ho detto una bugia, siamo a 150. È che a 130 è tosta. Ma si può andare a 130 all'ora in autostrada? No, no. Cioè, il limite dovrebbe essere a 150. È un orologio sta macchina. Siamo arrivati a un livello di quasi di perfezione questo film. E poi senti che clacson. Ti devo dire anche il sedile della Simone Racing. Il sedile è comodo. È molto comodo. Svegliamo il lago della benzina. Ma che cavolo. No. Ma piena? No, non è piena. No. Questi sono bastardi, perché rimane tanto in alto. Fino a metà dura tantissimo, poi dopo scende veloce. Ma dov'è con quel Subarone? Sei tu, sei? Ma mo che t'ho guardato? Tu sei quello là che t'ho visto sulla piana di Campo Felice con... Non si dice, stare con l'impresa. Tu potresti stare andando infognato con i mini. Oh, è bella, è bella, sì, sì, è gagliarda, è divertente. Questa è bella. Quanto è piccolo il mondo, gli appassionati dei motori, guarda tu, un po'. Tu, sei un appassionato. Lui è nato da un mese una figlia. Ah, se sei subito preso sta vacanza. È mese che dormo, è mese che dormo. Allora, io direi di fare il pieno, siamo... una tacca sopra alla riserva. 1,85, buono. Sarebbe curioso vedere se hanno la 100 ottani. No, lui non si leva da
se non è che va davanti questo Pirla. Una volta salutato. Ci sono due pompe. Lui sta in quella più indietro. Poi va a pagare, capito? Vai alla pompa avanti. Mi fa tagliare quello. È diventato papà da 2 mesi, sta già svalvolando e mo vanno in settimana bianca loro due. Tipo due amici così. Schifo che fanno. Già c'ha bisogno di staccare dopo 2 mesi. Bravo. Fammi aspettare un po' di più la prossima volta, dottore. Secondo te io a quale pompa mi metto? La seconda. Cioè a quella più avanti. Come una persona civile. Come una persona civile. Un po' di diesel. Dammela un attimo. Oh. Ci rivediamo tra un anno e mezzo quando ti sposo. Quando mi sposo? No, non mi sposo. Aspetta, 3 litri, 61 euro. Quindi siamo già a una Piotta 31. La Insta 360 sta registrando tipo da un botto, ah, che sì. Si sa perché. Tu la canna non ce l'hai in mano, il telefono è lì, il portafogli sta qua. E vale tutto a posto. Guarda che ci abbiamo il posto. Ci abbiamo più il pieno. Bologna, saluta Bologna. Comunque il caffè dell'autogrill fa veramente schifo. Ma questo è un modo particolare, perciò ti ho portato lo zucchero. Ricca, stasera insalatina, eh. Non voglio sentire roba fritta, pizza, hamburger. Stasera insalatina. C'è una cosa che mi manda al manicomio, è il traffico. Mi sembra di stare sul raccordo. Ma lui? GTS, Macan GTS. Questa è la strada dove c'è puzza a un certo punto. Sì. Guarda che spettacolo che è sta macchina. Allora ragazzi, siamo qui, è quasi buio, manca poco, mancano un centinaio di chilometri. Ci rivediamo direttamente a Monza. Questo viaggio ci ha fatto oltrepassare i 130.000 chilometri, ero sotto quella soglia, ero troppo felice! Ma fischiano sti freni? Tanta gente che non ama il fatto che fischino, io lo adoro. Prego attendere, validazione carta in corso. Carta validata con... Allora ragazzi, siamo a 30 chilometri, ci siamo arrivati! Macchina da corsa! Scarichiamo bagagli, andiamo a cena e poi facciamo i calcoli di quanto abbiamo speso. Ci hai messo i vestiti qua dentro? È vuoto. Bagagli sistemati in camera, è ora di andare a cena, caro! Veniamo a noi. Quanto abbiamo speso, ragazzi? Calcolando che da Roma a Monza sono 580 km, abbiamo fatto una media di 11 km al litro col Cooper S. Riccardo ha calcolato perfettamente i litri consumati, 53, a quelli devi aggiungere anche il casello, 42,50. A tratti abbiamo rispettato i 130 km orari, in alcuni tratti, pochi ma buoni, un pelino in più. Comunque la media è dai 120 ai 130 km ora. Morale della favola, ci vogliono 150 euro per andare da Roma a Monza, compresa la tassa autostradale. 96 euro al prezzo attuale, al prezzo che abbiamo trovato in giro per la benzina. Ci vogliono 100 euro per andare da Roma a Monza, più 42,60 euro di autostrada, più 2,60 euro per l'altro casello. 150 euro. Quindi signori, con 150 euro si va da Roma a Monza, compreso autostrada, con il Mini Cooper S. Ragazzi, spero il video sia piaciuto, lasciatemi un like, vi ricordo che qui sotto in descrizione c'è il codice sconto del 15% sui prodotti di Simone Racing, tra cui i bellissimi sedili che avete visto. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi, come al solito, ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!